Ciao a tutti, prima di tutto grazie per la presentazione, sei stato molto generoso. Vorrei ringraziare anche l'Università dei Cagliari, il Laboratorio Rurale e concretamente tutti quelli che hanno reso possibile questo incontro, Francesco, Stefano, Roberto e sicuri che altri che non conosciamo, per parlare oggi un po' dell'architettura nel paesaggio rurale. Grazie mille per aver invitato il nostro studio NUA a partecipare in questo ciclo, quello che è trasversale tra alunni, professori e studi architettura di diversi paesi. Per noi è sempre un confronto parlare su come affrontiamo i nostri progetti. Facciamo un po' di fatica a fermarci, guardare indietro e mettere in un certo ordine i diversi temi che si succedono ogni giorno senza un ordine apparente sul tavolo dello studio. Tante volte manca prospettiva, non so, tu devi così volerci che non hai la tranquillità necessaria per elaborare un discorso, ancora che sia minimamente coerente e non lineare, dei diversi pezzi di realtà parallela, come sarebbe, non so, una radiografia di abitare in un collage, no? Così. Questo incontro di oggi è stata l'occasione perfetta per guardarci nello specchio e provare di capire cosa stiamo facendo nei progetti e le sue relazioni tra loro nell'ambito rurale. Un nuovo approccio che non avevamo mai fatto e niente, solo dire che grazie mille per l'opportunità. Vorrei scusarmi per il mio italiano, è da anni che non lo parlo in questo ambito, concretamente più o meno dal 2009, quando ho studiato allo IUAP di Venezia. E per quello che vorrei chiedervi perdono se sbaglio parole o non uso un linguaggio sufficientemente accurato. Però abbiamo creduto che era una forma di essere più vicini nella distanza, questa distanza obbligata per la situazione Covid, e anche una forma semplificata e diretta di spiegare i diversi progetti, interventi che abbiamo progettato e costruito, e anche quelli che stiamo adesso elaborando nello studio o anche in cantiere, no? Come ha detto Francesco, sono Ferran e in comune con Maria e Arnau abbiamo iniziato nel 2013 New Architectures, è uno studio di architettura piccolo a Tarragona, a 60 km al sud di Barcellona, dove esploriamo e lavoriamo nei campi dell'architettura e del design a tutte le scale, attraverso strategie sensibili alla memoria dei luoghi e del contesto ambientale, cercando di rispondere ai cambiamenti sociali e culturali della città e del territorio contemporanei attraverso interventi dove l'obiettivo principale è migliorare la vita delle persone. Nello studio lavoriamo con diversi tipi di progetti, pubblici, privati, riabilitazioni di nuova costruzione, urbani e rurali, ognuno con le sue proprie caratteristiche. Non sentiamo questa relazione come una dicotomia, uno o l'altro, sino come due parti di una stessa storia, no? Come due facce nella stessa medaglia. Siano pubblici o privati, sempre li abiteranno le persone e devono essere vincolate, migliorare e contribuire allo spazio pubblico. Tra riabilitazioni o di nuova costruzione non c'è neanche differenza, sempre lavoriamo su una preesistenza, sia naturale o costruita. E urbano e rurale hanno il suo proprio contesto che si deve studiare, considerare e rivalutare, molto diversi tra loro. Alla fine proviamo a progettare spazi per la vita, atmosfere per trasmettere e commuovere sensazioni, rappresentare e innovare, cercando sempre la massima flessibilità, pensare al disegno passivo con spazi locali, equilibrati, adattati al clima, al sole, alla luce, al luogo, ai venti dominanti. E in relazione al fatto, bueno, alla ruralità, no? La relazione tra il fatto urbano e il territorio hanno cambiato dopo la rivoluzione industriale,
L'esplosione delle città nell'Ottocento, grandi migrazioni delle zone rurali verso la città hanno moltiplicato gli abitanti, no? di queste città. Per 8 a Berlino, per 20 a New York, e in conseguenza si è moltiplicata anche la sua dimensione, né? Con grandi operazioni urbanistiche. Potete vedere in questa cartografia di Barcellona nel 1715, che è una città ancora definita per il tessuto medievale, no? Con le sue mura, circondata però di campi, frutteti, montagne. Non so se si vede il mio mouse. Sì, si vede? Sì, si farà. Si vede. Ah, perfetto. Questo, vedete, circondato di campi, di frutteti, di montagne, di vegetazione. Una piccola città rurale vincolata con il suo intorno, anche lui rurale, diciamo, no? Sarà così fino al 1853, quando inizia la demolizione delle mura. Nel 1818 aveva 80.000 abitanti. Questa è la Barcellona attuale, ha 1.062.000 persone. Adesso è una grande città europea. E non ha niente di rurale, no? Il suo principale vincolo è con il mondo, non è con il suo intorno immediato. Adesso alcuni professionisti accademici provano a cercare, no? Di recuperare questo vincolo naturale, tra virgolette. Questa è una polarizzazione che è stata generalizzata e continua grazie all'imperare del sistema capitalistico per tutto il Novecento, dove le città hanno centrato maggiormente l'attenzione. Tutta l'attenzione, no? L'attenzione economica, mediatica, politica, urbanistica, infrastrutturale, sociale, architettonica, dimenticando gran parte delle zone rurali. Certo, ci sono anche alcune eccezioni conosciute, no? C'è Rudolfi, Hassan Fathi, Pietro Laureano, Coderc, tra altri pochi, no? Questo è un fotomontaggio del Coderc del 1961, no? Che è presentato al congresso di Rayomon. Lui diceva nel 1960 nella rivista Domus, no? Che qualche tradizione vivente è ancora alla nostra portata. No? Credo che c'è un vincolo tra. Un po' un vincolo tra questa affermazione e questo fotomontaggio, no? Qua in Spagna si parla della Spagna vuota, no? Per parlare delle zone rurali che esistono tra le grandi città, però in realtà sarebbe più corretto parlare della Spagna svuotata, no? Si occupa e polarizza una città, si disoccupa un territorio. Territorio allora svuotati di abitanti, però che restano pieni di cultura, di tradizione, di patrimonio naturale, domestico, tutto dimenticato. Poco modificato, reale, unico, fondamentale, che ha conservato anche l'essenza grazie all'oblio. C'è ancora un'opportunità per riconoscerli, rivalutarli e riabilitarli. No? Allora, le zone rurali potrebbero essere territori lenti, no? Come diceva Emanuele Lancerini, territori sensibili, pieni di identità. Più equilibrati in qualche senso, però anche molto squilibrati in altri, no? Territori che hanno e conservano le sue proprie logiche. Una realtà che adesso, no? I nuovi modelli sociali dal secolo XXI, più ecologici, anche tecnologici, connessi virtualmente, tutto collegato con l'inizio del collasso economico della vita nelle grandi città, no? Dove le persone fanno fatica, non possono vivere per i prezzi abusivi imposti dal mercato, no? Anche il mercato, tra virgolette. E poi anche la situazione della Covid ha permesso di rivalutare di nuovo, no? Un'altra volta le zone rurali come alternativa di vita, no? Reale e apprezzata. L'altro giorno sentivo la conferenza che hanno fatto i nostri colleghi spagnoli GRX, no? E loro spiegavano molto bene, no? Che non è una cosa nuova, attuale, sino che è stata una cosa dal primo giorno che le città hanno iniziato la sua espansione, il suo sviluppo, beh,
ha iniziato anche questa come volontà di recuperare lo spazio rurale come spazio di vita, no? Questa dire che le zone rurali, no? È un generico un po' per parlare di tutta quella diversità che esiste nello spazio non urbano. Spazi non globalizzati, come dicevamo prima, pieni di identità, dove le persone vivono in comunità da anni, no? Si conoscono e abitano insieme con le sue proprie regole, la sua cultura propria. Persone che stanno maggiormente vincolate al suo passaggio e territorio, uno spazio sociale costruito in comunità, come definisco alcuni geografi. Come mostra questo quadro di Miró del 1921, la Masia, no? È una tipologia comune nella chiamata Catalogna Vecchia, che è quella Catalogna più al nord, però che è meno comune nella Catalogna Nuova, no? Quella più al sud. Però in questo caso questa Masia è in Mont-roig del Camp, vicino a Tarragona, no? Vicino al nostro studio. E come si vede, chiaramente è uno spazio rurale costruito e articolato. Questa diversità nelle caratteristiche e gli equilibri sensibili di queste zone fa che non ci sia una forma standard di progettare. Non si può cadere nell'errore di pensare che tutti i paesi e tutti i territori vicini sono uguali, no? Perché è ovvio, diciamo, che non lo sono. Allora è importante per noi fare una diagnosi, no? Una diagnosi analitico-propositiva, osservando intensamente il territorio attraverso diversi sguardi critici paralleli, per cercare di intervenire rispondendo alcune delle realtà del luogo. È per questa ragione che organizzeremo un po' il colloquio in quattro parti, no? Il primo saranno gli abitanti, no? Gli abitanti e le sue necessità. Il secondo saranno le logiche urbane e i territoriali della ruralità. Il terzo punto sarà le storie, no? Storie in plurale, storie locali, territoriali. E il quarto sarà la matricità e atmosfere locali anche. Gli abitanti, noi abbiamo gli abitanti sempre nel centro delle discussioni, della vita, dell'incarico, no? Ognuno determina le sue necessità, no? Dicevano Alison e Peter Smithson che gli spazi devono essere offerti per sviluppare l'inventiva di chi li occupa, pensare ai scenari versatili affinché gli occupanti possano abitare il luogo a loro modo, concependo gli abitanti come quelli che abitano dentro e anche quelli che abitano fuori nell'intorno, no? Anche i vicini. Questa ultima parte, diciamo, è un po' la nostra filosofia. Queste sono immagini del progetto costruito del centro di distribuzione di alimenti della Caritas a Camp Cla, vicino a Tarragona, quindi in un ambito urbano. E credo che, è per quello che crediamo che questo punto, no, del parlare degli abitanti deve essere una costante nel lavoro dell'architetto e non una specificità di progettare in ambito rurale. Però specificamente nell'ambito rurale, per il fatto di essere uno spazio sociale costruito in comunità, questo precetto ha un senso speciale. Tutti si conoscono, conoscono i suoi nomi, cognomi, vincoli, storie che li collegano, e tutto ciò che interviene nel proprio territorio, che può affettare la sua identità, alla fine è di interesse comune, no? Il primo esempio è Taller Sgongar. Taller Sgongar è un'officina meccanica, no? Per riparare trattori e attrezzi in Benissanet, un piccolo paese agricolo da 1200 abitanti, accanto al fiume Ebro. La famiglia González García, Gongar, no? González García, si vedete qua, questa signora è la mamma, no? della famiglia,
vogliono ampliare il suo negozio, no? Che adesso da poco gestiscono i figli, due figlie e due figli, però anche l'azienda ha 15 dipendenti e le sue installazioni sono inserite nella trama urbana compatta di Venezia dal 1975, no? 45 anni fa. Come vedete, questo è l'interno, no? Tutto il paese porta i suoi trattori, attrezzi agricoli e i veicoli vari a riparare alla sua officina meccanica, no? In questo caso diciamo, per esempio, che gli abitanti non sono solo la famiglia González García, sino che dobbiamo avere anche attenzione ai dipendenti, no? Che vogliono lavorare meglio, stare in uno spazio migliore, e anche il popolo di Venezianen, che porta tutti i suoi trattori e tutti i suoi attrezzi qua, no? Dopo lo spiegheremo in altre versioni, diciamo. Un altro caso, nello stesso paese, che ci hanno chiesto di fare un centro diurno per anziani, no? E come si vede in questa serie televisiva catalana degli anni 90, i protagonisti sono gli anziani, no? E le sue relazioni. Anziani che, come spiegavamo prima, sono maggiormente antichi agricoltori che hanno vissuto tutta la vita nei campi, no? Lavorando nei frutteti. Tutti si conoscono da anni, sono una piccola comunità, no? Oggi non lavorano e una delle sue principali preoccupazioni è che tutti i giorni non siano uguali, no? Questa è la prima cosa che ci hanno detto. Come curiosità, molte delle persone della sua età in questo paese sono nate nelle Senie. Senie è una tipologia locale di edificio isolato d'origine arabo, concretamente berebere, che è molto comune in questa zona e che più avanti spiegheremo. La sua propria storia è collegata a questa tipologia e al territorio che loro hanno disegnato, no? Con il suo lavoro diario. Poi ci sono anche i professionisti dell'assistenza agli anziani, no? Quelli che lavorano là e che conoscono benissimo come è ogni giorno al centro, no? E poi anche i professionisti puntuali, no? Il psicologo, fisioterapisti, parrucchiere, persone delle pulizie, no? Tutti questi sono per noi sono gli abitanti, no? Quelli che dobbiamo chiedere. Finalmente ci sono gli amici e la famiglia che portano e si trovano con gli anziani durante il giorno, che possono chiacchierare con loro seduti all'ombra, sperando l'apertura, osservando e parlando dell'attualità della giornata o del paese, no? Alla fine è una struttura che è comunale di tutti, no? Dove tutti noi speriamo di arrivare qualche giorno. Tutta questa informazione definirà quello che gli architetti chiamiamo programma funzionale, no? Però sarà un programma funzionale non generico, sino specifico del luogo e dei suoi abitanti, definiti cooperando tra tutti, incorporando gli abitanti dall'inizio, no? È quello prima che si deve fare, parlare con loro, no? Ascoltarli, soprattutto ascoltarli a tutti. Il progetto deve incorporarlo, fare che sia sufficientemente flessibile per permettere la sua evoluzione e adattamento nel tempo, per allungare al massimo la vita utile, no? Dell'edificio. Il secondo punto sono le logiche urbane e territoriali, no? Provare a leggere i luoghi, le sue logiche organizzative, come si è sviluppato dalla matrice biofisica alla matrice più ambientale, no? Che quella che incorpora tutta l'antropizzazione e anche le sue dinamiche accumulate. Interpretare il progetto o intervento come un pezzo dentro un contesto, no? Questo è importantissimo. Quello che facciamo è un pezzo dentro un contesto più generale e più importante anche. Per noi è l'altro cliente, no? Quello che ha le sue proprie regole, anche più importante che il promotore. Abbiamo la responsabilità sociale, no? Comune di rispondergli, no? Di essere attenti a questo contesto. Le zone rurali
sono più sensibili, no? Meno flessibili di incorporare pezzi o edifici nuovi, no? Non collegati col contesto. E in certo modo strani, no? Sono più sensibili. Le sue dinamiche lente determinano che un edificio costruito difficilmente sarà cambiato o demolito. Di solito c'è una mentalità più conservatrice, di sfruttare tutto ciò che può essere utile. Una mentalità di sussistenza materiale, no? Una mentalità che si è persa nelle zone urbane per le sue nuove e forti dinamiche economiche. Questo determina una responsabilità maggiore dell'architetto, già che si deve progettare sempre, però specialmente in queste zone caratterizzate da dinamiche lente, con progetti misurati, integrati nell'identità del luogo, sensibili e che dialogano correttamente con il contesto. E poi, come abbiamo detto prima, molto flessibili, no? Adattabili nel tempo per allungare al massimo possibile la vita dell'edificio. Noi crediamo che questo è anche molto importante. In queste zone ogni inversione è un tesoro, no? Qua vedete un altro intervento, in questo caso si tratta di un risanamento di 3 costruzioni agricole isolate, costruite con i materiali dei luoghi nella parte alta e dominante della montagna, no? Costruzioni di più di 100 anni, costruzioni che come i muri di pietra secco, che permettono di lavorare il terreno in pendenza, gli ulivi, la cisterna d'acqua nel punto basso o tutti gli altri elementi che ci sono in questa immagine, definiscono il paesaggio, no? Lo interpretano. La sua ristrutturazione permette di riattivare il suo intorno, il paesaggio, e recuperare quello che si era perduto, no? In certo modo, lavorare qua, essere sensibile al territorio, implica ricostruire il paesaggio, no? Ancora solo che sia ricostruire materialmente, diciamo, questi 3 edifici, in generale, diciamo, stiamo ricostruendo il paesaggio. Queste qua, invece, è al contrario, no? Si integrano 2 edifici preesistenti, contemporanei, che non erano collegati col contesto, e quello che facciamo è intervenire nell'intorno con muri di pietra a secco, no? Come si vede, non so se si vede bene nella immagine, no? Con questi muri, no? che vanno organizzando tutta la montagna, tutte le pendenti, e che adattano il terreno in pendenza, no? Collegando le due edificazioni, queste due, che, tra loro e con il territorio. L'integrazione si completa con 2 pergole, no? Come vedete, che formalmente seguono la logica dei muri e che permettono di definire spazi intermedi, in between, per migliorare l'adattamento climatico dell'edificio, che prima non funzionava molto bene in questo clima qua, no? Un altro caso sarebbe questo, no? De Casa Rivarroja, in zone urbane, degli spazi rurali, no? Come sarebbe questo paese, tante volte questi paesi si caratterizzano per piccole case schiera, in questo caso, come vedete qua, questo è il fiume, anche un'altra volta il fiume Ebro, accanto un'altra volta al fiume Ebro, la ristrutturazione di una casa schiera permette di reinterpretare la relazione topografica, no? Qua più in alto e qua che prima non aveva continuità, no? Tra una parte e l'altra, e qua più in basso a nord, vicino al fiume, dove c'è l'entrata, no? Dove c'era l'entrata prima. L'azione più importante per integrarci, diciamo, è fare capire il territorio e fare questo scavo qua, no? Questo scavo di un grande patio e la costruzione di una passerella in legno, questa qua, a sud, che permette capire il territorio delle 2 parti, avere 2 entrate e 2 facciate, recuperare il sole e la luce a sud in una casa che prima era molto scura, no?
di avere la ventilazione incrociata, perché le persone che abitano qua possono vivere meglio, no? Alla fine implica ritornare tutto verso il territorio, no? E al fiume, come vedete qua, questa è un'immagine dall'interno prima della riabilitazione che ancora non abbiamo iniziato, verso il territorio al fiume senza perdere la sua essenza costruttiva, no? Non tanto materiale, se no costruttiva nel senso urbano. Nelle logiche urbane c'è, torniamo a parlare dei Talleres Gongar, no? Un incarico che dal primo momento noi abbiamo pensato che era incoerente col contesto. Un'officina meccanica per riparare trattori e attrezzi in Binissanet, come diciamo prima, no? Che abbiamo parlato prima degli abitanti. La domanda che ci abbiamo fatto all'inizio era: come costruire una nave industriale da 25 per 30 metri, no? Diafana, nel mezzo di un piccolo paese di case a schiera ogni 5 metri, conservando e permettendo la continuità urbana? Questa è la domanda, no? Si vedete, questa è come la situazione del questo qua, no? Il Talleres Gongar. Vedete qua, questo è il teatro. Guardate la differenza tra la sua scala urbana, diciamo. Questo qua è il comune, questa è la chiesa e questo qua è la scuola. E per quello che è un pezzo, no? Un pezzo di questo contesto, però un pezzo molto importante. Per integrarlo abbiamo pensato a due vincoli, no? Uno esterno che risolve la relazione col contesto. Qua vedete questa successione diaframmatica a sinistra, no? Come vedete queste le case schiera, no? E come l'edificio, no? Il progetto va tagliando la sua facciata e non risponde a un interiore che ha una relazione più con la mobilità dei veicoli, no? Qua vedete, questo è l'intervento che abbiamo fatto, no? Finalmente vedete anche la copertura a due vertenti, seguo la pendente dei 35 gradi esistente nelle costruzioni del paese, recuperando e incorporando questo edificio esistente, che è questo qua, un antico mulino come la zona dei nuovi uffici, no? Del negozio. Come vedete, tutta l'edificazione, diciamo, dei Talleres Gongar, la struttura della nuova costruzione, questa qua, da 25 per 30 metri, segue il ritmo strutturale dell'edificio preesistente. Si vedete qua, ci sono anche i pilari antichi, no? Che sono collegati con la nuova costruzione, dove qua si ubica l'accesso agli uffici del negozio, no? I nuovi accessi, diciamo. Nel centro di questo cluster di sviluppo urbanico, che è cresciuto per fasi, no? Per fasi diverse, fasi costruttive dal 1975, dove c'è anche la casa della famiglia, no? Questa qua è la casa della famiglia González García, no? Nel centro di tutto. Un altro caso molto diverso sarebbe Cambac, no? Il risanamento e ampliamento di un'antica costruzione isolata per gli animali e gli attrezzi agricoli a Girona, no? Al nord della Catalogna, per convertirla in una casa, no? Questo è l'incarico che dobbiamo fare. Questo è l'edificio preesistente, costruttivamente precario, no? Sviluppato tutto in piano terra. Come vedete, questo qua era totalmente abbandonato, la copertura, anche la copertura era crollata, quindi però avevamo questo intorno, un intorno bellissimo
che faceva restare nascosto di, diciamo di tutto il, questo edificio che alla fine era come protetto, no? Non si vedeva da, dai, da tutti i vicini, no? Da, dal territorio era come nascosto là. Per realizzare l'intervento e l'ampliamento abbiamo cercato nell'intorno, giustamente, e ci sono due tipologie, no? Una prima più storica, questa qua, che è tipo la Masia, quella prima di Miró, no? Che implicherebbe crescere in altura e perdere la protezione dell'intorno e anche mostrarsi, no? Nel, nel territorio. E poi ci sono anche questi edifici, no? Gli edifici per l'allevamento degli animali metallici, bassi, che ci collegano concettualmente, no? Con l'uso iniziale dell'edificio che ci ospita, che resterebbe nascosto e integrato nella discontinuità, no? Con l'edificio esistente. E, ovviamente, diciamo, è l'opzione che abbiamo scelto, no? Quella di fare un'ampliazione seguendo questo, questo schema. Qua si vede chiaramente, no? L'esistenza, la persistenza, no? Questo edificio qua in pietra, pesante, no? E l'ampliamento, questo qua è esattamente uguale in pianta, però costruito in legno, più tecnologico, leggero, con uno spazio, questo qua, intermezzo, no? Che ci spacca e permette anche entrare la luce, no? Così, quindi ci permette entrare la illuminare, no? L'intorno del, del nuovo edificio. Collegamo quello antico e quello nuovo con i materiali, no? Con la logica strutturale, come vedete qua, anche qua si segue la logica strutturale, no? Per collegare gli edifici anche con le sue dimensioni. Qua si vedono bene, no? Le tre vaie strutturali, no? Qua e anche qua. Questo è il modello, no? Il modello con i lucernari che giocano, no? Che si collegano i due edifici, permettono un volume più astratto, no? Basso, e che resta nel territorio come quello di prima, no? Integrato, tranquillo. Il terzo punto sarebbe le storie, no? Le storie locali e territoriali. L'architettura tradizionale, archeologia del paesaggio, quello che incorpora nella sua essenza tutto quello precedente, elementi, spazi locali, i singolari, identità, tradizione costruttiva, i materiali locali, prodotti e anche utensili tipici, alla fine la saggezza popolare e vernacolare, no? L'adattamento climatico e la sostenibilità. Pietro Laureano, no? Parla di ritrovare che il genio antico significa comprendere l'essenza dei luoghi, no? Il genius loci, no? Della mitologia romana, quello spirito che ci protegge il luogo, no? Questa è un'immagine di Tarragona, no? Dove alla fine mostra un po' come riconoscere, recuperare e incorporare tutte le storie. Come questo piedestallo, no? Orario di Gaius Attili Gras, utilizzarlo come bugnato per costruire la torre medievale di Arandes a Tarragona, no? Vicino, questo è vicino al nostro studio, no? Nella parete. Adesso, in questo senso, no? Nelle storie locali c'è un progetto che abbiamo appena iniziato, bellissimo, no? Che ci hanno chiamato per fare il restauro di un'antica fabbrica testile dell'Ottocento, no? Che è questa fabbrica qua, la vedete? Qua perfettamente, qua a destra, è la fabbrica Cardona Valdric, no? Un edificio molto grande, di 3.000 metri quadri, in un piccolo paese di 500 abitanti, no? E un'altra volta, no? La domanda è cosa fa questa fabbrica qua, no? Abbiamo iniziato a cercare, no? Fotografie delle fabbriche e di chi erano, no? Quella famiglia Cardona Valdrin, no? Perché hanno costruito la fabbrica qua, no? Vedete la famiglia e anche la fabbrica, no? Con la ciminiera qua. Il fiume, no? L'acqua, le vasche, queste vasche di acqua di qua,
che sono a 15 metri verso il fiume. E l'altra pregunta, l'altra domanda è come arriva l'acqua qua, no? Come funzionava la ciminiera della fabbrica? Questa qua non esiste più. Queste sono fotografie dell'interno, no? Quando noi siamo arrivati, le fotografie non so, bellissime, no? Anche questa qua, no? Un spazio adesso totalmente vuoto, però che si sente la vita, no? De tutti quelli che ci hanno lavorato, no? Anche le vasche, no? Quelle vasche che vi commentavo prima, no? Si vede che qua ci sono tre vasche esterne, no? Ho una fotografia, no? Perché si vede il vincolo tra il fiume, no? Questo piccolo fiume qua, e la fabbrica, no? E come la fabbrica restituisce l'acqua mediante una cascata al fiume, no? La vedete qua? Bellissima, no? Tutto questo è sparito, no? Non si capisce più, no? Allora siamo andati con persone locali, no? Anche con il promotore, che è questo qua. A capire come funzionava tutto, no? A cartografare il territorio. Qua vedete questa Arnau e questa Maria, no? Nelle rovine di un antico molino, e queste, qua vedete questo acquedotto, no? Un acquedotto romano che è l'inizio di tutta questa storia. La fabbrica, dopo questo primo studio, diciamo, cartografare il territorio, camminarlo, guardarlo, ascoltare ai vicini, no? Un po' diciamo integrarci noi nel territorio e nella zona, abbiamo visto che la fabbrica forma parte di un territorio d'acqua, no? Un territorio pieno di siccità idrica, un territorio lavorato per far arrivare l'acqua con un pendente inferiore all'1% al paese e alimentare frutteti e diversi edifici dove l'acqua, qua vedete, no? I percorsi d'acqua, questi qua sono i frutteti, questo qua sono frutteti e tutto questo sono edifici di qua. Edifici dove l'acqua entra e esce per andare all'edificio vicino, no? Tutte le antiche fabbriche in rosso qua, tutte queste, questa è quella che diciamo è l'incarico. Dove questa la fabbrica Cardona Valdite è la ultima, no? È la ultima di tutto questo percorso, è la più grande. È quella che ritorna l'acqua al fiume, è un'acqua che solamente si usa, diciamo, per gestire la forza motrice, no? Non è acqua utilizzata per niente in più, no? Questi percorsi d'acqua, dopo la ricerca, abbiamo capito, diciamo, che sono i percorsi d'acqua iniziati alla fondazione della città romana di Tarraco, no? Per fornire l'acqua della città. E che sono stati utilizzati fino al 1970, attualmente dimenticati e in disuso, no? È tutto oblidato, dimenticato, e la fabbrica è un'opportunità, no? per riconoscere e rivelare questo territorio idrico e anche la sua storia, no? Qua vedete dove inizia il paese, questo piccolo paese, qua vedete in rosso la fabbrica, e qua è dove inizia questa siccità idrica, no? Che va seguendo il fiume e anche la topografia fino con ponti, qua c'è un ponte, e va tutto questo qua sono frutteti, anche tutto questo qua sono frutteti, e va organizzando, e questa siccità idrica che va organizzando tutto il territorio e anche le fabbriche e gli edifici, no? E adesso dobbiamo fare il progetto per, diciamo, riabilitare e capire e fare capire meglio come funzionava tutto l'intorno, no? Questo è un altro caso, no? Molto diverso, di un'altra scala. È un progetto di una casa isolata a Botarelli, un piccolo paese rurale tra Frutteti anche, vicino a Tarragona, costruita, come vedete, partendo dall'ordine, no? Dell'ordine di questi frutteti. Organizzato per strisce,
dall'interno a tutto l'esterno, no? Incorporando la piscina. Qua vedete l'entrata, le due camere, due parti, un spazio multiuso, uso, zone umide, cucina, no? Sala di pranzo, la stanza principale e finalmente l'esterno, no? Qua il modello si può vedere anche bene, no? Queste strisce. Un po' fotografie, no? Questo è il primo lavoro che abbiamo fatto nel 2013, no? 12, non mi ricordo, sì. Vedete qua le fotografie esterne, no? Delle protezioni solari, no? Di questo disegno passivo che si incorpora, no? Nell'architettura e fa che la luce del sole non entra dentro quando è così verticale e poi in inverno inunda tutto l'interiore. E poi anche questi, non so come si chiama, premarchi, forse, non so, che qua si chiamano premarchi telari, diciamo, e quello che fa è proteggere la finestra dell'entrata di luce tangente, diciamo. Finalmente un ultimo caso in questo appartato, diciamo, è il centro diurno, no? Per anziani a Venezia, che abbiamo parlato anche prima. Qua potete vedere gli edifici pubblici, no? Che abbiamo detto prima, il teatro, la chiesa, il comune, la scuola, e questo è dove vogliono fare il nuovo centro diurno. Un edificio con una preesistenza terribile, no? Una rovina contemporanea frutto della crisi immobiliare dal 2008. No? Alla fine, vedete, questo è quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati qua, no? Un nuovo luogo, no? Un pietro di pilastri disallineati che non ha nessun senso, però che il comune ci dice da conservare. No? Benissanet, come vi spiegavo prima, no? È un territorio sviluppato partendo dagli arabi, no? In questo caso il clan berber Zanata, no? Benissanet è Beni Zanata, no? Che vuole dire figli di Zanata, no? E le segne che prima vi ho parlato sono pozzi, no? Sono questi pozzi qua dove l'animale ruotava per fare salire l'acqua. Questi pozzi erano sempre vicini a un alloggio familiare che era protetto di una struttura con vite vegetali, no? Come si vede qua. Avevano anche le edificazioni degli animali e diverse vasche che avevano il suo uso particolare. E finalmente servivano per irrigare i frutteti e gli alberi vicini, no? I suoi abitanti vivevano di solito all'esterno, negli spazi intermedi, no? In between, come questo spazio qua. È una tipologia locale che è molto comune in questa zona dove sono nate le persone, no? Gli anziani del paese. Qua vedete, no? Questa è una immagine dell'intorno dove si vedono tutti questi edifici come... Ah no, sono segne, no? Sono le segne del paese. Il nuovo edificio, come vedete, incorpora percorsi d'acqua, no? Percorsi d'acqua qua, riutilizzata dalla coperta, no? La coperta ha qua una, non so come si chiama, una... Boh, non so come si chiama, come un elemento che fa uscire l'acqua e l'acqua va a questa vasca di qua per poi irrigare tutto i frutteti. Questa. Pluviale. Un po' pluviale, va bene. Perfetto. Come vedete anche qua c'è lo spazio della vita vegetale, che è questo qua. Questa mattina sono stato nel cantiere e ci sono già le vite vegetali piantate, quindi siamo contenti.
qua vedete l'interno, no? Come questi pozzi di luce, no? Che illuminano tutto l'interiore. E sono spazi che sono concepiti come intermedi, no? I progressivi dal fuori al dentro, no? All'interno. Così sono più sensibili all'evoluzione della luce ogni giornata e ai cambiamenti stagionali. Così anche ci permette collegare gli anziani con la sua vita passata, no? Con questa vita nelle segne, sentendosi come a casa, no? Alla segna. E possono vivere come cambia lo spazio e la vegetazione esteriore ogni giorno, no? Per questa relazione tra l'interno e l'esterno. La sua facciata, i pozzi sono ceramici, calidi, no? Come tanti edifici locali. Anni fa c'erano fabbriche di ceramica dell'argilla del fiume Ebro a Venissanè, no? Adesso non ci sono più, però si conserva la sua matericità, no? E la sua luce, no? Anche questa luce calda, no? E parlando di matericità, abordiamo quest'ultimo punto, no? Che è parlare dell'atmosfera della matericità dei luoghi. No? Funtor parla dell'atmosfera come disposizione di animo, una sensazione in perfetta concordanza con lo spazio costruito, comunicata direttamente con quelli che ci contemplano, lo abitano, lo visitano e con l'intorno immediato incluso. No? Pensiamo noi spazi semplici, no? Equilibrati, adattati alla climatologia, il sole, la luce, i venti dominanti, spazi per trasmettere, per commuovere sensazioni, rappresentare, innovare, cercando la massima flessibilità. Qua vedete, questo è il molino del Taller Sgongar, no? Quando siamo arrivati là senza la copertura, no? Come non so. Personalmente mi ricordo molto di questo giorno, no? Quando siamo arrivati là e abbiamo visto come entrava la luce in questo spazio e abbiamo detto, non so, questo è un'atmosfera, no? Per noi, i materiali locali e questa luce, no? che si filtra dall'esterno. No? Il Taller Sgongar, che abbiamo parlato già, come vedete abbiamo la ceramica, no? Questa ceramica di cui parlavamo, che c'è anche qua, no? E ha relazione con queste fabbriche che c'erano anni fa, no? La calce, no? La calce, che è un materiale molto popolarmente usato, no? Diciamo, credo che da tutte le parti, specialmente nelle zone rurali, no? E questa è l'elevazione principale, no? Tagliando la facciata, quello che diciamo con il ritmo, no? Per la sua integrazione. Sono i materiali tipici del paese che definendo cosa è il rivestimento, no? Come si vede qua, che definiamo il rivestimento con la segnalettica, no? Con questo attivo passivo, non so come dire, come negativo positivo, no? Questo è l'interiore, no? È l'atmosfera di un altro mondo interiore, una struttura leggera in acciaio, lucernaria nord, di policarbonato, che continuano nelle pareti del fondo, no? Qua vedete, no? E le luci verdi, verde perché è il colore corporativo del negozio, no? Che era già prima così. Qua vedete il modello, no? Di tutto l'intervento e come... Questo è l'incarico iniziale, poi abbiamo incorporato, diciamo, convinto alla famiglia González García di fare il restauro anche di questo edificio qua. Nell'edificio preesistente, è quello che parlavamo adesso, per riconvertirlo abbiamo provato di conservare la sua essenza, no? I suoi materiali collegando con l'ampliamento. No? Questo qua. La luce e la copertura sono continue, no? In tutto l'intervento, da una parte e dall'altra. No? I stessi materiali, però con un'altra essenza. Qua vedete anche un'altra foto. Qua i mobili in legno, no? Che sono molto più caldi, che
li disegniamo spesso, diciamo, nei nostri progetti, no? Anche i mobili. Ritorniamo a Kambat, no? Quello che abbiamo anche visto prima, dove l'uso della ceramica, dove l'uso della ceramica di modo contemporaneo, no? Per alzare le edificazioni interiormente, che prima non era utile, quindi dovevamo fare questa recresuta, no? Usando lo stesso materiale degli stipiti, delle antiche porte e anche delle pareti, no? Qua si vede la ceramica, no? dello stesso colore e il trattamento contemporaneo, no? Qua vedete anche che tra le pietre ci sono pezzi piccoli di ceramica, no? Che in qualche momento qualcuno ha iniziato a mettere, no? tra le pietre. Non hanno un senso, diciamo, strutturale, però è una persistenza, esiste, no? Quindi ci aiuta anche a capire l'intervento. Questa è l'ampliazione in legno, adesso in cantiere, come la copertura del risanamento, no? Che è così anche il legno, collegando i due edifici e vincolando tutto contro l'intorno, no? Qua vedete l'intorno e questa vincolazione. Un'atmosfera simile a quella dell'entrata, no? Quello spazio che ci stacca sarà un po' così, no? Non è ancora costruito. Nemmeno la settimana scorsa non era costruito, adesso no, non lo so, diciamo, credo di no. La sonometria, no? Dove si capisce il concetto del progetto con due volumini e i due materiali, no? Due volumini esattamente uguali e due materiali diversi. Questo immagini interiori, no? Dove si vede la costruzione in legno, questa costruzione con rispetto ambientale, questo è lo spazio che ci stacca, no? Che è spazio questo intermedio, l'entrata. E come incorporare questo legno, no? Nelle costruzioni, è una forma anche di incorporare il CO2, no? Nella costruzione. E finalmente una foto del cantiere, no? Della settimana scorsa, era così, quindi è anche una forma di, bueno, non so, di vedere un po' i diversi progetti alle diverse fasi di progetto e costruzione, no? Ritorniamo al Masnil, no? Masnil e Noa, dove la pietra, la calce, no? Una calce fatta con terra locale, no? Dello stesso posto, dello stesso colore, che ci permette di riattivare e attivare il passaggio esistente, no? I campi che erano totalmente dimenticati adesso stanno, diciamo, in attivo. Una doccia, no? Una doccia in una cucina esteriore, anche il legno, no? Questo legno delle falegnamerie, no? Che c'erano anche alla terza costruzione che adesso vi mostrerò. Questa è la stanza, no? In relazione a questa è diciamo, l'edificazione più d'estate, no? Dove c'è la cucina esteriore, qua dietro è dove c'era la doccia, e questi due edifici preesistenti che erano derivati, non so se si chiama così, e che abbiamo sistemato, no? Qua si vede come alla fine stiamo abitando il muro di pietra, no? Il muro di pietra, le costruzioni esistenti, no? In contrasto con l'altra edificazione esistente c'è questa, no? Isolata di pietra e calce, no? Vedete questa qua, la porta e le finestre in legno, domesticando l'intorno immediato, no? Con questi mobili che escono, no? E iniziano a attivare tutto l'intorno prossimo. Vincolando, no? Un'altra volta all'interno e all'esterno, incorporando l'atmosfera del territorio, no? All'interno, no? Alla fine sono come questi quadri che ti stanno
che sono cambianti, no? Che ogni giorno sono diversi, ogni stagione è diversa e ti trasmette una sensazione diversa all'interno, no? Quando stai là hai come questo vincolo, no? Diretto con il territorio. Come vedete è una sonometria, no? Per definire l'interno, tutto lavorato. E questa è una foto, no? Del piccolo rifugio, no? Stando dentro, coperto, è collegato con il paesaggio e allo stesso è collegato con il paesaggio allo stesso momento, no? A noi, per concludere un po', a noi piace integrarsi nei luoghi, no? Generare continuità, fungendo dal mimetismo, no? Rivalutare il paesaggio, progettare con la storia locale sempre davanti, mai indietro, provando a rispondere alle nuove necessità del ciclo 21, incorporando tutto quello che è successo e lasciando che siano gli abitanti, no? Dei progetti, quelli che continueranno definendo e sviluppando il progetto, no? Che noi abbiamo iniziato. Senza loro, alla fine, tutto questo processo, credo che l'architettura non ha senso, no? Alla fine, non so, a volte diciamo, è come plantare un piccolo albero, no? O degli alberi con radici, no? Piccole, che le persone abiteranno e faranno crescere giorno a giorno, adattandoli e trasformando il nostro lavoro, no? In parte della sua vita, no? Trasformando quello che abbiamo fatto in parte della sua vita. E questo crediamo che è un processo che non finisce mai, no? Alla fine proviamo a progettare gli spazi pensando sia alla città che a chi l'abiterà, no? Dalla scala urbana al dettaglio e contemporaneamente ai mobili, no? Intendendo il progetto e il territorio come una somma di pezzi, no? Di tessuti abitati. Come il nome, diciamo, di questo colloquio, no? Alla fine proviamo a collegare i diversi tempi sovrapposti, no? Che non sono lineari di un progetto. Questo è il nostro studio, dove stiamo oggi, diciamo, di tutto lo studio, grazie mille per tutto. Grazie mille, Ferran, davvero bellissimo.